Signore e signore, buonasera. Chi vi saluta è Claudio Saltarelle, che anche questa sera vi terrà compagnia per parlare di musica, di arte, in genere, non soltanto dell'arte del lavoro, ma tutto quello che riguarda il regno. Voi ormai sapete bene quando parlo di regno a che cosa mi riferisco. Per questa rubrica che è organizzata, è programmata, è organizzata dall'Associazione d'Italia Alta Tele di Lavoro e dell'Associazione Tre Torri. Come nostro solito ci facciamo anticipare da un breve video per capire con chi parleremo questa sera.
visto che c'era una persona, un personaggio che guidava questo piccolo corteo con un tamburello e cantava una novena alla Madonna. E di chi parliamo? Parliamo di Enzo Esposito Tamburiello, in arte Tamburiello, da Napoli. Quindi oggi ci spostiamo nella capitale e la prima cosa che posso fare è salutare Enzo. Enzo, come stai? Tutto bene? Ciao, ciao, tutto bene? Buonasera. Ciao Claudio. E che mi dici? Ho saputo che finalmente state riprendendo a operare, a lavorare dopo questi 2 anni terribili. Sì, ci siamo ormai, cioè nel senso è tutto, diciamo, in fase di progettazione, diciamo così, cioè si sta cominciando, però in realtà è più lentamente del solito. Io personalmente mi reputo tra quei fortunati che riesce almeno ancora, sebbene stiamo all'inizio della ripartenza, appunto, come ti dicevo prima, però uno dei pochi fortunati che subito è riuscito, appena si è cominciato, si è ripreso ad andare, come ti dicevo l'altra volta al cellulare, al telefono, ad andare all'estero, portare uno spettacolo di musica, insomma, di recitazione, se vogliamo, insomma, così, di arte in Enzo, generale all'estero e tornare. E ma cominciamo allora la polemica la facemmo alla fine a tu. perché Lo so. qua ci stanno i fuochi d'artificio che poi ne parliamo alla fine. E io non a caso ho voluto iniziare con quella bellissima novena emozionante di quel giorno a Cellole con amici dell'Ariella, amici di Cellole. E adesso ti farò questa domanda perché poi io mo, frequentando il mondo della musica popolare, il mondo della musica identitaria, tantissimi fanno le novene, però mi accorgo subito quando chi fa le novene, chi fa i canti alla Madonna, a Dio e alle nostre tradizioni cattoliche è un ateo oppure è un cattolico. A te si vede tranquillamente che sei un cattolico fervente. Se ci vuoi dare uno spaccato di questo tuo sentimento di fede che hai verso la religione cattolica e verso il cristianesimo, hai 30 secondi, un minuto per poterlo dire. Io sono sicuramente, mi sento sicuramente, questo è il mio sentimento, il mio sentire, un credente, quindi un cattolico, un cristiano, perché credo molto ovviamente nella figura di Cristo e soprattutto, dicevo, nella figura della Madonna. Quindi in realtà per me la mia ispirazione più grande quando canto le devozionali, quando offro diciamo la mia preghiera attraverso il canto popolare, possa essere appunto una cantata devozionale piuttosto che una nenia, una novena, nel caso proprio quella di cui parlavi tu, è probabilmente quella rivolta a Sant'Anna. Però io prego, prego, dicevo, attraverso questi versi, questo appunto mio sentire, diciamo, mi affido a lei che, nel caso della Madonna, della Vergine, per me resta a mamme tutte in mamma, quindi ovviamente la Madonna è la madre, è la sorella, è la divinità, se vogliamo anche considerarla tale, come tale. Pertanto io mi abbandono tra le sue braccia. E solo l'ultima cosa che voglio aggiungere, perché poi altrimenti divago e dilungo, eccomi, dilungo. Io quando faccio queste cose, quando faccio queste preghiere, quando mi esprimo attraverso il canto, a devozione si dice, no? Io spesso e volentieri vado in estasi o quasi in estasi, quindi veramente visualizzo un'altra dimensione, mi trovo in un'altra dimensione, visualizzo altro. Non dico che becamaronna in carne e osso, perché sarei un bugiardo a dire questo, diciamo, sarei esagerato, però vedo luce, mi sento avvolto da luce, mi sento accolto, mi sento in un abbraccio. In un abbraccio collettivo, unitario, anche con gli altri che al momento non vedo più attorno a me, però so che ci sono. Quindi mi capita, è un frangente, è un passaggio, non dura tutto il tempo del canto, ma durante quando sono Abbiamo in base. scoperto il misticismo di Enzo, che io non sapevo. Il cattolicesimo del regno, come tutto quello del Mediterraneo, la Magna Grecia, è molto mariano, quindi c'è molto la presenza della Madonna, che è anche un po' la continuità delle Mater Matusa, quindi della madre,
che fino a quando non ci fu la rivelazione era soltanto un culto pagano, poi dopo la rivelazione di Gesù Cristo, poi abbiamo capito che c'era una spiritualità molto forte. Enzo, però a questo punto 30 secondi ce li devi regalare, mi dispiace, facci un canto devozionale pure per 30 secondi, ma qua vogliamo ascoltare qualcosa da te adesso, in questo momento. Va bene, io farò in modo, siccome sono veramente con degli strumenti rudimentali, ma a questo punto sto dal cellulare, lo devo poggiare da qualche parte, dammi solo il tempo materiale, perché mi dispiacerebbe solo se non arriva proprio tutta la No, vibrazione. adesso rovino la diretta col mio primo piano, così ti do modo di poterti sistemare. Figurati, figurati. Allora, Claudio, io provo così. Non so se rimbomba molto, l'ho poggiato in qualche modo. Non ha importanza, insomma. Ok. E chi è dove? Perché la me e tutte ma sorelle venite Un po' di fronna dello zoo. Grazie Enzo, cioè, veramente nonostante il cellulare, come dici tu, è arrivato questa pillola di emozione devozionale verso, tu sai che noi Sono felice. siamo un'associazione identitaria, quindi tradizionale, quindi si basa sul cemento armato della fede cattolica, siamo cattolici apostolici romani, quindi per noi sentire questo è stato molto importante. Adesso però, prima di passare alla vera intervista, devo un attimo presentarti. Presentarti perché? Perché definire Enzo da Muriello non è semplice. Enzo, esposito in arte da Muriello. Ecco, che cos'è? È un cantore? Sì. È un ballatore? Sì. È un attore? Sì. È un guitto? Sì. E allora che cos'è? È un commediante? Un commediante degno erede della commedia dell'arte napoletana. E quindi sa fare tutto, soprattutto trasmette emozioni. E soprattutto trasmette quello che ha dentro di sé, che non è soltanto se stesso, ma è tutta la sua comunità, tutte le sue origini, tutte le sue radici. E vi posso garantire che ogni volta siamo andati a vederlo, ad ascoltarlo, in qualsiasi sua esibizione ci ha sempre lasciato di stucco. E quindi da adesso ti dico che sei un commediante, nel senso nobile del termine. A Napoli sicuramente abbiamo dei mostri sacri come Beppe Barra, come Leopoldo Mastelloni, come Federico Salvatore, sono dei commedianti numero uno, però credo che Enzo ad Esposito da Muriello non è da meno. Soprattutto lui non ha la fortuna di aver avuto le possibilità che hanno questi grandissimi tuoi illustri colleghi, ma questo poi ne parleremo dopo. Enzo, da adesso in poi, come ci siamo detti, parlammo come ci parla, quindi potremmo parlare alla Borina, napoletana, come ce la facemmo, perché noi a questa cosa ci piace. Quindi mo io ti faccio una bella domanda. Enzo, ma tu dove sei nato, dove sei, quando anni ti è? Dici quello che sia. Allora, facciamo una cronistoria molto breve, diciamo così. Allora, io nasco a Secondigliano, che non è un primo capitolo del mio libro, voglio dire, ma nasco a Secondigliano. Nel 1986, se volete saperlo, o 24 novembre del 1986. Quindi praticamente io a novembre prossimo, il prossimo che verrà, compio i miei 35 anni, che al momento sembrerebbe una veneranda età, dato tutto quello che a volte mi sobbarco e faccio, ok? Quindi voglio dire, però poi altre volte dico, me ne sento di meno, eccetera, eccetera. E questa è una postilla che voglio fare, perché uno a 30 anni è giovane, ovviamente, è abbastanza giovane, però i nostri 30 anni oggi sono difficili, sono difficili. Parlo proprio di una generazione che evidentemente, come la mia, è una generazione di passaggio, no? Se si può dire così, nel senso che abbiamo avuto una sorta di insegnamento, degli insegnamenti che sono ancora ben radicati dentro noi e poi secondo me cerchiamo di portarli con noi dietro. Perché dico questo? Perché praticamente io, grazie
grazie ai nonni, fondamentalmente, ai nonni, quelli là materni per lo più, soprattutto ai nonni materni, ti parlo la nonna mia, che comunque è ancora viva. Quindi mia nonna è viva, ha i suoi quasi 90, si chiama Addolorata, anche se a Secondigliano come istituzione proprio, lei è un personaggio ancora oggi come oggi, è definita e chiamata e conosciuta da tutti con il contronom, ovvero lo pseudonimo Achiattone, perché lei è sempre stata molto grossa, molto in carne, molto chiatta, come una mamma chiattone, una maronna pacchiana, perché era proprio così. Io, quando ero più piccolo, me la ricordo che era molto, molto in carne. Ora invece, data l'età, ovviamente anche molto più, è comunque dimagrita, però resta ancora così nell'immaginario. Viene chiamata a Cussì, a Chiatton, o addirittura a Yamna Sandan. Perché a Yamna Sandan? Ritorniamo sempre a quello di cui prima dicevamo, di questa devozione alla Sant'Anna, Mamra Maron, no? Sappiamo nella tradizione a Mamra Maron, Sant'Anna. E Sant'Anna perché lei, dove viveva, premetto che è una cosa che ho bypassato, ma non voglio mai bypassare perché quelle sono le mie origini in realtà, mia nonna e mio nonno che si sono conosciuti a Secondigliano, mia nonna era di Secondigliano, mio nonno era la buon'anima perché è morto quando io ero molto giovane, era di Ponticelli, per intenderci tra Via Argine e l'inizio di Ponticelli, proprio terra di Ponticelli, come Stefano Navote che ho, piccolino mi ricordo dove abitava lui, e si sono conosciuti a Secondigliano e mio nonno gli va a fare mercato, grosso modo, quindi mio nonno gli va a fare mercato, era parulano, ve lo dico in napoletano, quindi era fruttaiolo, era verdumare, no? E quindi praticamente si sono conosciuti a Secondigliano, quando lui tornava dal mercato, perché poi lui era anche venditore ambulante ai tempi, attenzione, e Cucales, quindi con carrettello, con cavallo, con Alessio e quant'altro, mio nonno abbastanza giovane, anzi giovanissimo direi, conobbe mia nonna. Mia nonna stava affacciata a Fnest, dove abitava tutta la sua famiglia, dove stavano in casa 14 frate e soro. Quindi mia nonna abitava al centro storico di Secondigliano, praticamente via Padre Gaetano Enrico, attuale via Padre Gaetano Enrico, scusatemi, e abitava lì al centro storico. E mio nonno passava per là, da dove viene la mia, in effetti, questa poi è una cosa che mi riallaccia a tutto quello che poi magari diremo dopo, racconterò dopo, da dove viene la mia forte passione, le mie origini, da dove vengono? Da loro. La mia forte passione per i canti a frunne, i canti a distesa, le tammurriate, piuttosto al canto, la mia passione per il canto alla carrettiera, quindi i canti alla stesa, no? Le frunne. Da mio nonno, viene da mio nonno tutta questa passione perché mio nonno era uno che praticava, essendo uno che doveva appunto lavorare e spostarsi per lunghe tratte, in questo senso praticava il canto a distesa e io cantavo alla carrettiera, come si suol dire. Hai capito. E da e lui quindi, attingo anche tutto questo. E quindi proprio... quindi tu diciamo che... Non tutti lo sanno. Ripeti, Enzo, che la tua voce è andata via adesso. Ripeti, non tutti? Sì. Allora, dicevo, non tutti sanno nello specifico che mio nonno cantava e non era un professionista, nel senso vero del termine, ma era uno che naturalmente teneva una bella voce, io la ricordo. Ancora quando era anziano ce l'aveva. Cioè, gli ultimi periodi poi, vabbè, di meno, quando poi ci ha lasciato. Però ricordo che aveva questa voce. Quindi con questo suo, appunto, canto, questo suo linguaggio, ok? Lui comunicava, e non solo attraverso questo, ma anche attraverso quelli che sono i racconti e kunt, le leggende le chiamiamo per intenderci, e kunt. E quindi mio nonno era solito raccontare, cantare e raccontare. Lo kunt di kunt di Basile, no? Beh. Senti Enzo, quindi che cosa possiamo dire? Praticamente... Mio nonno raccontava, però mio nonno e mia nonna si conobbero così, va bene. E allora senti Enzo, quello che ci abbiamo potuto capire, giustamente a Maronna, giustamente tu sei devoto perché nonna ti si chiama Annunziata, come la Maronna.
quindi Mater Matusa, perché era proprio chiattona, quindi se tu vai al Museo Campana che sta a capo, viene Mater Matusa, sono proprio chiattone, quindi senza della prosperità, della Addolorata, mia nonna si Addolorata. Ah, Addolorata, mi sono sbagliato, scusa. E mo si, ma scoperto pure che tiene un nonno, ecco, che faceva cantore, e che tra, quindi, e abbiamo scoperto pure che c'è sta una specie di canzone napolitana, Fenesta Vascia. Fenesta Vascia, perché in Coppa Finestra conoscete al nonno da chi lì praticamente si è innamorato. E allora a sto punto che fai? Non ci fai un pezzo che ricorda sto grande amore dei tuoi nonni? Inventa da qualcosa e facci sentire 30 secondi di questa cosa, eh? Beh, diciamo che ora per vorrei... No, sicuramente faccio qualcosa, improvviso qualcosa al momento, però voglio dire un'altra cosa breve. Mia nonna, di striscio o di contro a mio nonno, diciamo, ho correlato a quello che mio nonno faceva, perché contava, cantava, faticava pure ovviamente, e conobbe così mia nonna. Mia nonna poi aveva anche da giovane, io l'ho sentita però attraverso le ninna nanne, a nonna nonna, eccetera, che mi cantava, quindi me la ricordo. Aveva, dice, questa voce molto molto squillante e allo stesso tempo stridente, una voce antica in realtà, perché amava fare gli stornelli, quindi diciamo che mia nonna, secondo me, rispondeva pure, quindi allora faccio una ninna nanna a sto punto. Uno che mi viene in mente, diciamo, di canto d'amore, forse anche di terra di lavoro, potrebbe essere uno che tu sicuramente conosci, lo accenno. Sì, non è che c'è da fare un certo, solo fa sentire qualche nota, qualche passaggio. Penso sia più delle tue terre che delle mie, delle tue zone che delle mie. Dimmi. Oh, le lucente sole dell'amore, fammi trovare chi pensa o spose mie. E continuerebbe, insomma. Bellissima questa melodia. Hai capito? Stasera è una melodia. C'è Fantuzzo Capra. Sì, a sto punto c'è Fantuzzo Capra. Stasera ci dai 10 secondi per pizza. Vabbè, non fa niente. Però dimmi un po', poi com'è che ti si ritrova che fa. Vabbè, non ci sta problema. Poi alla fine, come è successo con Chigliate? Io parlo in lingua napolitana e tu parli italiano. Così va a finire sempre. Vabbè, non fa niente. Io quindi ne parlo napoletano. Sì, intenso. E poi com'è che ti sei ritrovato, com'è la fine, cioè, che scuola hai fatto, poi com'è che ti sei ritrovato a cantare, a ballare, a fare gli attori, cioè da guaglione, oppure è una cosa che è nata piano piano? Allora ti spiego molto. Hai messo in crisi? No, assolutamente. No, sentivo, ti ascoltavo, però siccome vai bene a voce a tua, ma non saccia a voce a mia, a voce a tua, vai bene, sì, ogni tanto. Come a tua che vai bene, il problema è lo mio, okay. Non è lo mio. E ci siamo, allora, stiamo a posto. Allora, come ha già cominciato? Ho iniziato ovviamente giovane, perché io, quando sono giunto la prima volta a Maronno del Gallino, in modo di dire napolitanamente, perché ti fa piacere. Bravo. Sono venuta a Maronno del Gallino, mi hanno portato a Maronno del Gallino, mi hanno portato una secondigliana che sicuramente tu senz'altro conosci, si chiama Mimì, o chiama Mamma Palumiel, però si chiama Mimmo Scippa, ok? E suona col trio Tarante, per intenderci, giusto per farti capire il personaggio. È anche lui un ricercatore, quindi secondiglianese, alla sua età, è conoscitore di tradizioni, culture, eccetera, proprio locali, proprio ti parlo di culture, tradizioni, appunto, secondiglianese dell'area nord di Napoli. Quindi diciamo che lui è stato quello che mi ha portato a Maronno del Gallino, isse ad agenda, la prima volta che hai subito. Avevo i miei 10 anni, 9 anni, 10 anni, quindi ero per Cirillo, e sono chiuso a Maronno del Gallino. E là è cominciata sta cosa, te la dico anche in italiano, là è successo proprio che mi sono innamorato. Ha già visto sta processione, sta Maronna, che la prima volta la vedevo. Allora ha già visto sta Maronna, tutto caparrucca in capo, che a me mi piace troppo assai, subito, e sembrava vera, e camminava sta Maronna, e allora teneva tutti questi e pullanghelle, diciamo, noi a secondigliano, se volevamo parlare proprio il dialetto secondiglianese, come parlava nonno e o nonno pure. Allora noi non diciamo galline, non diciamo pullanghelle, ok? E pullanghelle, se dici napolitane...
Langhelm, alla media. Ecco. Praticamente allora, sei rimasto folgorato sulla via di Pagani. E sono rimasto in coppa alla via di Pagani folgorato. Però quando c'è stata questa folgorazione, a seguire, io poi ci sono ritornato a Pagani, ma non l'anno successivo e 2 anni dopo, ma quando avevo già 15, 16, più o meno un po' più grandicello. Quindi ci sono tornate e a Gerrecugliute tutto quello che era lasciato là, perché sai, trovarti immerso in una dimensione che tu non conosci, non fatto che tu non sai, non fatto che è strano, è una cosa che ti pigli, no? Ti pigli impressionato. Allora io non sapevo come va a fare, non sapevo come trovare. E questo è stato un po', diciamo, il battesimo, se possiamo parlare, se possiamo dire, rispetto a quello che poi c'è stato nel corso del tempo, per quanto mi riguarda, la scoperta e la riscoperta di quello che già avevo dentro. Quindi ho attinto alle fonti che erano i miei nonni, ho attinto a questo fatto della mia famiglia che avevo già di per sé, già c'era, però va già continuato, perché poi ho riscoperto, ho visto bene a fondo, sono andato a fondo nelle tammurriate, perché a Secondigliana tammurriate non si canta e non si suona da, penso, forse 150 anni, non voglio essere esagerato, però gli ultimi, forse 100 anni, per essere proprio più, preciso, perché gli ultimi depositari di canto sul tamburo, anche a Secondigliano, che si suonava da morra a Secondigliano, e ti dico pure perché. Perché quando facevano la festa di San Cosimo e Damiano, no? I santi Cosimo e Damiano a Secondigliano, che sono i protettori, ascevano i sand trainati dai buoi. Quindi i voi a Nanz, si tiravano calesse che i sand coppe, i sand argento, uscivano i due santi d'argento, che erano già agli inizi del Settecento i compatroni, assieme a San Gennaro, della città di Napoli, i santi Cosimo e Damiano. Quindi venivano venerati, venivano adorati, proprio come quasi venerati, meglio dire, come il San Gennaro a Napoli, a Secondigliano i santi Cosimo e Damiano, e venivano trainati dai bui e uscivano al seguito della processione dei santi, e per meglio dire l'ottava di Pasqua della processione, cioè scusa, l'ottava della festa di Pasqua, ricordo la Madonna delle Galline, l'ottava della festa dei santi Cosimo e Damiano, che si svolgeva tra fine settembre inizio ottobre, uscivano i compatroni di Secondigliano, come a Napoli San Gennaro, così a Secondigliano, anche terra di lavoro, tu poi mi correggi, ascevano i santi protettori, asceva Santa Lucia, Maronno Rosario, San Pascal Bailon, era una specie di festa di sante, era la festa di ringraziamento dei santi. E questo perché? Perché si svolgeva questa festa, durava 8 giorni. A seguito della prima processione, poi quella di ringraziamento, in una settimana, Secondigliano si riempiva a festa, si svolgeva la grande festa, ed è riportata in alcuni annali, eccetera, in alcuni scritti, che la festa di Secondigliano dei Santi Protettori era seguitissima. Come oggi ancora è quella della Madonna delle Galline, fortunatamente. E si faceva in tammurriate, si seguiva il cosiddetto o balla zingaresc. Ok? Tu lo sai, lo puoi intonare adesso. Beh, diciamo che la cantata non te la saprei riprodurre, però ti posso simulare, attenzione, una suonata. Mo c'ho il tamburo qui, lo faccio subito, poggio il telefono e lo faccio. Una suonata che io ho ascoltato prima che lei morisse da questa depositaria secondiglianese, che si chiamava, perché giusto a chiù, mannaccio riavole, perché l'avrei voluta intervistare, magari l'avresti intervistata e conosciuta anche tu, figurati. che si chiamava Luisine Avishayol. Ti dico questo. E che con un tamburo esagerato, di grandi misure, proprio sproporzionato, una tamburra esagerata, lei andava ogni anno a Montevergine, questo tamburca, e cantava. Ma più che cantare, perché lei non aveva questa grande dote canora, suonava molto velocemente. Mo ti faccio ascoltare quello che io mi ricordo di suonata, va bene? Che ho assorbito. Era molto soggettiva la suonata, era molto personale, era femminile. Quindi ti faccio ascoltare la tarantella, che io, perché per me è proprio un tarantellato. Sappiamo che poi la tamurriata appartiene alla grande famiglia delle tarantelle, non mi dilungo, però voglio dire, te lo faccio ascoltare per quello che mi ricordo che lei ci ha Sì, trasmesso. vai. Ma questo, canon.
meno, complimenti, insomma. Enzo. Enzo, che ti devo dire? Adesso so io che ti devo dire un po', perché tu prima si è fatta un po', come dici, un po' di storia, ti si è posto pure qualche domanda, ma tu di chi è successo? Innanzitutto a Marice, ai nostri telespettatori, che secondo Iliano, come era un po' il proseguimento del Capo di Monte, come Capo di Chino, erano sotto il regno di Napoli, sotto un re, Nuosta, erano i quartieri, non erano quartieri come oggi che vengono ricordate per altre cose, ma i quartieri Esatto. nobili. Quando tu vai nel centro storico di Pontigliana, viene proprio chi i palazzi nobili, respiri proprio sangue blu, senti proprio l'addolore sangue blu che sta per tutto dentro Secondigliano. Poi quando siamo diventati italiani, Secondigliano, si sono spostati tutto quanto in coppa a Tofana Fruocco, in coppa Vomero, e quindi che succede? Che praticamente tutta la zona dal Miglio d'Oro che andava fino ad Ercolano sono diventate tutto quanto disperate, mendicanti, Cafuno usando i termini loro, e chi è buono sotto un coppa Vomero, un coppa Posilli, che se la storia. Per quanto riguarda tutta la cosa popolare da Murriata, ha subito la stessa sorte della festa di Grotta, perché quando i giacobini napoletani hanno preso il potere con Garibaldi, Vittorio Emanuele e Cavour, loro hanno cercato di cancellare tutta la civiltà napoletana, soprattutto nell'arte, quindi con Pulcinella, con la commedia dell'arte, ma soprattutto, che sa, tutta la mente pensante era Francesco De Santis. E in questo ci aveva messo dentro pure i canti popolari. Ecco perché nascono pure banda musicale, la scuola bandistica, perché poi volevano portare Osangalla in giro per tutto l'ex regno, perché così la gente si scordava di fare canto popolare. Quindi Piedigrotta, che poteva diventare, che era l'Oktoberfest d'Europa dell'epoca, perché tutta Europa veniva a fare festa di Piedigrotta, invece di poterla continuare a sviluppare, l'hanno cancellata. E quindi anche sicuramente, secondo gli anni, le tradizioni. Però, siccome una napoletana si fa sic ma non mora, non l'hanno accesa. Quindi mo ci si è detto questa parte. E quindi che tu cominci a fare? Cominci a suonare, a ballare, pure la parte d'attore. Come è proseguita questo tuo percorso di vita? Perché tu sei giovane, però. Allora sì, ci arrivo subito. Volevo solo spendere due parole perché me lo consenti sicuramente, perché è Ma interessante il figurati. tuo excursus, discorso, diciamo anche a livello, se vogliamo, storico, no? Sotto il filone Eh quello sì, è storico, che. è filologico ovviamente. Allora, noi di Secondigliano, io per esempio sono cresciuto in un cortile, in un luogo, noi diciamo luogo, oppure a Curtino, Curtil, insomma. In da sto luogo dove appunto non c'era da noi la masseria, però c'era un palazzo, era un cortile di un palazzo seicentesco. A Secondigliano ancora oggi ovviamente esistono, anche se sono praticamente andate in disuso, se così possiamo dire, le 2/3 masserie storiche, tra cui Masseria Monaca e Masseria Cardone. Masseria Monaca però la menziono perché là c'è ancora vivo, è ancora vivo, e noi stiamo cercando di tenerlo vivo, attivo, fedele a quello che era, insomma, il culto alla Madonna, mo ce vo, alla Madonna detta della Quagliata, Maron Racagliate, noi diciamo, Maron Racagliate. E lì c'era produzione di formaggi, lì avveniva la produzione di formaggi, lì c'era la pastorizia, lì c'era l'allevamento, lì c'era Che l'allevamento anche zona di. Secondigliano, vicino alla zona circa via Coscampini? Ti dico che molto, no, io ti sto parlando del centro antico di Secondigliano, quindi ti dico che se tu hai di riferimento già la zona, per esempio, che va, allora tu immagina il corso Secondigliano, che una volta si Sì, chiamava Via Reggia, ok? Tu all'interno del corso di Secondigliano, dove ben tu hai detto ci sono ancora oggi, insomma, restano ancora i palazzi quelli là aristocratici, le dimore dei nobili, diciamo, quelle estive soprattutto, le ville, eccetera, come ad Ercolano ancora si vedono, a Secondigliano ce n'è qualcuna importante. All'interno del corso, tra le varie viuzze, le arterie, diciamo, interne, diciamo così, all'interno del corso ci sono, come immagine il centro storico di Napoli, ci sono dei vicoli e ci sono delle piazze. Io per esempio, Olate Mezzall'Arc, non so se sei pratico, Areto Campo, noi diciamo, No, non lo Mezzall'Arc, conosco. No. sono i Non toponimi, sono questi. con. Babbo, parla però, perché tanto ci imbarammo che cosa, non ti preoccupare. Sono i toponimi, Olate Mezzall'Arc, Olate Avanella Spuntatore, Avanella Spuntatore pure ha il suo perché, Avanella Spuntatore, cioè perché è un'arteria, Avanella, cioè un vicolo, una venella, diciamo se si può dire così, che collega,
la parte esterna del corso di Secondigliano con Secondigliano interna, con il centro antico, che poi equivale alla piazza del Casale di Secondigliano, che noi chiamiamo Mezzo Casale, perché un casale Secondigliano, dobbiamo sapere che Secondigliano era il casale di Secondigliano. E quindi, che dire? Cioè, e questa Madonna è ancora venerata, è ancora, diciamo così, c'è proprio l'effigie della Madonna, molto bella, una Madonna bruna. Ti invito a venire a vedere, questa la fanno questo prossimo novembre, perché il periodo è quello, inizi novembre o addirittura la slittano alla fine del mese di novembre. Quindi, ma tu lo sai che tu basta come ricci venga, cioè, tu basta come fai sapere, io e mia moglie Cinzia venimmo subito. Quindi, ecco, questa è una Madonna delle Grazie, Claudio, questa è una Madonna delle Grazie, che è una Madonna ovviamente, ecco, si presenta lignea, l'immagine è lignea, diciamo, l'avevano in custodia i monaci, perciò masseria o monaca, quindi in custodia ai monaci, e promuovevano gli stessi monaci il culto alla Madonna. I monaci sono andati via, al posto del convento, del preesistente convento, diciamo così, poi la masseria è stata ampliata, immagina tu, ci sono stati i cosiddetti poi braccianti che hanno faticato, e quindi ovviamente hanno esteso il culto. I fratellaturi, insomma. Esatto, hanno esteso il culto all'esterno. E questa festa era una festa che era molto molto anche questa, non alla stregua dei Santi Medici e Santi Cosme e Damiani, molto molto però seguita, molto veramente da una folla di persone, i contadini, i braccianti, insomma, come ti posso dire, gli venne tutto quanto a sta Madonna, perché era la Madonna proprio contadina, diciamo così. Enzo, una cosa bella che stai facendo, noi dovevamo parlare di Enzo da Muriel, però alla fine tu stai a parlare di te stesso, ma attraverso le tue origini, la tua terra, il tuo luogo. Questo ti fa capire come tu, non esiste il tuo io, ma esiste il tuo noi. Quindi tu sei così attaccato alla tua terra, alla tua città, al tuo quartiere, che alla fine stai parlando di te stesso attraverso questo, e ci fa molto piacere. Ma dimmi una cosa, come ti sei trovato a fare l'attore, a fare le prime recitazioni? Preparate l'Europa da fare 10 secondi il monologo, la da famo, eh? Ti faccio sicuramente faccio, interpreto qualche cosa, ma molto breve sempre. Allora, mi dovete dare, abbiate pazienza, chiedo venia. Prima poi sempre qua, perché tu non hai idea come stung, no? Però per fare sta cosa, però ci teneva assai. Allora, mo in tutto questo devo prendere il caricatore, vediamo se lo riesco a trovare un attimo, però non mi voglio alzare, ho messo in carica. Vai, e rieccomi. Grazie. Ricci, prima come si trova a fare l'attore, poi come facci sentire qualcosa. Il mio percorso, in breve, se no veramente poi arrivo alle calende greche. Allora, io ho poi studiato prima presso il liceo artistico a Napoli, quindi ho compiuto gli studi al liceo artistico, dopodiché ovviamente dal liceo, dico ovviamente perché il percorso poi è direttamente dal liceo in accademia, quindi io ho proseguito con gli studi accademici, ho studiato scenografia teatrale e costume teatrale in accademia, e quindi diciamo che il mio indirizzo di studi e se vogliamo anche artistico di base resta questo accademico, quindi ripeto scenografia e costume teatrale in maniera contingente, diciamo così, correlata al mio percorso di studio. Ho intrapreso invece un percorso personale, se vogliamo, e anche antropologico, come tutti i napoletani, insomma, di ricerca, e l'ho fatto come tutti i maestri grandi, voglio menzionare da subito come primo in assoluto, insomma, il maestro Roberto De Simone, che diciamo resta una colonna portante, no? Di tutti gli studi che ancora, insomma, di tutte le raccolte che ancora ad oggi, arrivano ad oggi, quindi ci arrivano, ma non solo lui, Ernesto De Martino, eccetera, eccetera, da napoletani, perché erano napoletani, sono napoletani. Io che cosa ho fatto? Nel mio piccolo, diciamo così, ho proseguito in questo senso. Ho voluto ricercare nei vari territori di origine del ballo sul tamburo, appunto, quelli che erano gli stili, quelli che sono ancora oggi, fortunatamente, gli stili che sono sopravvissuti
di canto appunto e di ballo sul tamburo, o balli o canto in coppo tamur, come si dice, impropriamente detta tamurriata. Noi sappiamo la tamurriata essere questa, tutta questa miscellanea di cose, però ovviamente va tutto scisso, va tutto analizzato più che altro. Allora, io che cosa ho fatto? Ho mescolato quelle che erano le mie, diciamo, le mie competenze a queste che era questo che è un percorso di studi che ho voluto iniziare fondamentalmente un po' anche da solo, all'inizio da autodidatta, diciamo così, perché era un appassionato, come tutti noi appassionati del campo, ricerchiamo ovviamente per acculturarci e per avere un bagaglio appunto culturale sempre un attimo più consistente. Poi che cosa è successo? Che ho avuto modo di, diciamo, verificare anche il linguaggio teatrale su di me, cioè nel senso come espressione intendo. Valutare che questa è una cosa importante, cioè essere teatrante, come dici tu, nel senso un witto, come mi hai definito tu, no? Non voglio Nel dire parole diverse da quelle. senso nobile del termine, il guitto, che Nel senso in nobile arte antica è molto complicata il guitto, non è una cosa semplice, del termine. È una non è una cosa, infatti, pazzia, non è una pazzia. complicata, molto, molto, molto Quando complicata. un attore dice che è un guitto, gli attori veri si emozionano perché è un complimento essere un guitto, non è una pazzia. Siamo. Mannaggia capito, Enzo. Dimmi, Enzo. Un Enzo, vai complimento, te. esattamente. E quindi io da complimento lo prendo e diciamo l'accolgo, ovviamente. E ti dico che ho avuto modo, ovviamente, nel corso del tempo, quindi tu immagina dall'età adolescenziale, ti avevo appena detto liceo artistico e accademia dopo, quando ero un attimino più grande, più consapevole, io nel frangente ho comunque approfondito e studiato anche quello, ovviamente un po' di teatro di ricerca anche, no? Quindi un po' le avanguardie teatrali, anche se a me il teatro napoletano personalmente piace molto, come piace anche la commedia dell'arte, che cerco sempre di più di approfondire, di seguire alcuni filoni che sono appunto legati alla commedia dell'arte. Quando è un altro campo, ovviamente. La commedia dell'arte è la cosa più difficile, ecco perché molti non la fanno, perché fare la commedia dell'arte è veramente difficile. Quindi a Napoli trova la sua sede principale, anche perché da origine atellane, fare la commedia dell'arte a Napoli, cioè, è molto difficile, Sì, ecco perché si sono vendate tutte questi. assolutamente. Quindi la stanno perdendo tra napoletana e siciliana, su chi la sanno fagliata. La facevano i veneziani, i romani, ma l'hanno abbandonata. Però la commedia dell'arte è molto complicata. L'attore vero si vede nella commedia dell'arte. Quindi dici un po' come ci dici che sei andato a recitare allora, dai. Ti sei trovata la musica, l'hai trasformata quindi in recitazione, il canto, il ballo in recitazione. Come hai fatto? Sì, ma è quello che dici tu, perché effettivamente penso, veramente concludendo questo diciamo, breve passaggio, come avevo detto prima, fare la commedia dell'arte è complicato. Non abbiamo forse oggi proprio i mezzi, oppure non abbiamo le conoscenze, le competenze, e forse probabilmente abbiamo ancora quel retaggio, quel gusto, quel fascino che ci lega a tutto questo. Ce ne sono di esponenti, ce ne sono, ne ho conosciuti. Io voglio menzionare Luca Gatta, che è bravissimo, per esempio, cioè è un maestro anche lui in questo caso di commedia dell'arte, però non volendo poi stare dentro questo discorso, perché poi non mi compete fondamentalmente, il teatro io l'ho assorbito ovviamente alla mia maniera e ho cercato, sempre cercato, perché penso che gli esami nella vita, lo diceva il grande Edoardo De Filippo, non finiscono mai. Quindi ho cercato di associare l'utile al dilettevole, le conoscenze di prima con quelle del durante e del dopo, e quindi mi sono, avendo seguito anche dei laboratori, delle cose, delle scuole, diciamo così, degli orientamenti, anche un po' teatralmente parlando, mi sono un attimino immerso in questo, diciamo, anche in questo linguaggio artistico, che ovviamente è comprensivo anche questo teatrale di tutte le arti in generale. Quindi io non mi definisco un attore a 360 gradi, ma sicuramente una persona che, diciamo, si affaccia col suo modo di essere, col suo modus operandi a questo linguaggio appunto teatrale. Quindi È inducio per quello prima,
parlando prima di te, io parlavo di Beppe Barra, Leopoldo Mastelloni, Federico Salvatore, sono persone che fanno quello che stai facendo tu. Il problema è che non lo fanno fa. Chissà, poi questa è la parte finale. Ma mo, ci vuoi recitare, dici un 30 secondi qualcosa? Allora, guarda, io praticamente faccio, mo mi è venuto in mente un fatto che dovrò, diciamo, appunto, ecco, recitare, impersonare il Masaniello, anche se brevemente lo farò al Grenoble, all'Istituto di Cultura Francese, il prossimo lunedì sera. Mi rendo conto che questa cosa è una cosa bellissima, però ovviamente è su inviti e quindi non posso fare pubblicità oltremodo. Però mo faccio qualcosa. Che farò lunedì, quindi Ah, magari da prova generale, 30 va secondi. buono, va buono. È il Masaniello, insomma. Faccio da seduto. Ma sì, fallo come ti pare, non ti sta a preoccupare. Allo tiempo del ritrovamento, Masaniello è vestuto a fuyente. Lo fuiente senza arte né parte, face lo vuto alla Maronna e l'arca. Venne subito lo viceré, sta Maronna spettasse a me, tutta a me, e niente a te. Questa è la tassa per lo paterno, o vai subito all'inferno. Grande Enzo, Vado a fare grande una seduta, Enzo, per darmela ma pure. Vanini, come hai fatto? Fatta Enzo, però mamma da fare una cosa, però perché una volta dove venite a vedere quando hai fatto la zezza, te lo ricordo che tipo fa E vicino a come no, Piazza siamo San, divertiti. ma da fare 30 secondi che cosa la zezza, però yeah, Enzo, ma da fare. Allora, mi fai ricordare un attimino qualche passaggio perché io là in realtà anche lì era questa farsa popolaresca della Zezza, insomma, in maniera in chiave molto particolare, Originale, originale, originale. l'abbiamo fatta tutta cantata su supporti, su basi, cioè su musica, eccetera. Ora capisco un attimino un passaggio che mi ricordo magari qualcosa di più recitato. O si nota cantano poche zezze tradizionale. Babbo, canta, fammo tu, se no porta, se no porta, se no porta fortuna. Ma che se non porta? Zezza, zezza, de nuova esca, tata tienda sta figliola. Mica si matterà la buona scuola, tienate l'interrata, nulla fa praticare, che il gambarat se bonza mare, zezza sa bombarare. Grande Enzo, La grande. tradizionale zezza, insomma. La zezza a questo Canzone punto, di però, zezza. a questo punto, Enzo c'ha da dire un'altra cosa, però. Mo' mi ha parlato una cosa che stai pure tu dentro il comitato di Domenico Scafoglio, come siamo noi, Pulcinella, patrimonio dell'UNESCO. Quanto è importante per te, come napoletano, nella tua vita artistica, Pulcinella? Allora, guarda, questa è una domanda bruciapelo, una domanda veramente difficile. Allora, il Pulcinella oggi, la maschera atellana per antonomasia che tutti conosciamo essere il Marcus, il Pulcinella, diciamo così, che poi ovviamente, come lo insegni, diventa un qualcosa di estremamente goldoniano, ingentilito, il Pulcinella ottocentesco, diverso dal Pulcinella ovviamente della Sciarnevalata e della commedia dell'arte, il Pulcinella rurale, che come anche ci insegna Marcello, è chi lo cuplono ngapa, ma chi lo lago turcetur, io cuplono, quindi il Pulcinella originale. Oggi il Pulcinella, la maschera, e qua c'è tutto un discorso da dover fare, però io ti dico solo questo, voglio essere breve, breve e succinto e compendioso, come si dice. Penso che oggi ci sia la necessità, cioè c'è la necessità piuttosto, la necessità di levare, ok? E non è una frase fatta, una frase, non è retorica, levare la maschera di sempre, anche se si parla del Pulcinella. Ti spiego,
perché il Pulcinella oggi è quello che va interpretato sicuramente secondo i canoni tradizionali e stilistici della tradizione, ma oggi il Pulcinella, a mio avviso, è contemporaneo e quindi segue anche, non so se purtroppo dirlo o è un bene o un male, io mi astengo dal giudicare questa nuova forma anche di trasferire il Pulcinella. Per me nella mia vita il Pulcinella è attuale, il Pulcinella è attuale e segue i tempi. Il Pulcinella, Enzo, è il guisto che dicevi tu dallo stesso lato. Dimmi. Enzuccio, guarda, Imo vuole dire una cosa. Ci ha provato Contestami. Eduardo nel 70... No, Messita ci ha conquistato, per forza. Eduardo ci ha provato nel 72-73 e ha fallito. Pulcinella, come dici tu, ci stanno a provare, ma torniamo sempre con la solita maschera. Sai perché? Perché viviamo l'epoca del conformismo, l'epoca del politicamente corretto, viviamo l'epoca, l'epoca del pensiero unico, l'epoca della borghesia, che odia Pulcinella perché non pensa di avere una maschera, e invece più di prima la maschera è presente e con quello cupolone. Fidati, perché la gente al teatro, quando compare Pulcinella tradizionale, si alza in piedi pure dalla parte nostra. Quindi c'è questa voglia che dici tu, ma Edoardo in quello ha fallito. E Pulcinella è eterno e morirà mai, e mai come prima, mai come in passato. Oggi c'è bisogno di Pulcinella e la gente lo sa, perché, caro Enzo, quindi io quello ti voglio dire, stanno cercando di cancellare la satira, e quando succede che esce fuori sempre Pulcinella, quello ce n'è. Quindi io l'ho visto recitare Pulcinella, e Pulcinella l'hai fatta in maniera tradizionale, e si inudia d'attore quando fai Pulcinella, come la Zezza e tutto il resto. Quindi il discorso oggi come oggi, forse più di prima Pulcinella, perché questa fase storica così, così terribile dal punto di vista del pensiero, della creatività, non si è mai vista. Qui c'è, poi lo finiremo col famoso Teatro Festival di Napoli, qui c'è una voglia di cancellare, ma non ci riesco. Mo sto a parlare italiano, mo sto a parlare impegnato, vedi? Capite il discorso dove sta? Alenguindopulitis, dice a Napoli. Però sì, certo, dimmi. No, ti dico, il tuo discorso, io quando parlo con te, che sei una persona estremamente intelligente e intuitiva, ce lo siamo detti al telefono, secondo me, a mio avviso, non solo a mio avviso, sei veramente un pozzo di conoscenza, di cultura. Io ti dico questo, hai perfettamente, quindi il tuo discorso non fa una grinza, ahimè purtroppo, hai perfettamente colto nel segno, ci stavo arrivando, quando tu mi dici, ovviamente, stanno tentando di estirpare, come arare che a struppegne, ma se arare che a struppegne esiste, a struppegne, dicevo non, esiste, a struppegne, ovvero arare che la radice, non la potremo, né io né nessuno, né nessuno al mondo, estirpare definitivamente. Il mio personale punto di vista, proprio il mio personale, perché tu giustamente mi chiedevi il mio personale punto di vista, resta questo, lo ribadisco, è che il linguaggio oggi, almeno dal punto di vista mio, ribadisco, scusa la retorica, oggi nel voler trasferire una maschera millenaria, esistente da sempre, forse da sempre esistente, escluderei millenari, è difficile. Tu dici, già arrivate Edward, ok, ci arrivate Petit quando ero tempo suo, sì, anche sì, ci è arrivato qualcun altro che, per esempio, io ho vissuto un passaggio, non so se tu mai hai avuto modo, io con Luca Rossi, tu conosci Luca Rossi? Certo. Io ho interpretato anche io piccoli frammenti, piccoli ruoli, ma piuttosto tanta danza, con Raffaella Vacca quando era anche molto più piccola, più giovane. Abbiamo fatto Pulcinella Love, così si chiama così, proprio con questa pronuncia calata napoletana. Pulcinella Love, che cos'è? L'amore a margine di Nietzsche con la maschera di Pulcinella dipinta, ok? Il concetto era questo, di Luca Rossi, dipinta sul viso. Cioè la maschera non maschera, il teatro sì, non teatro. E quel Pulcinella, ti dico solo questo, non era il Pulcinella né grottesco, né atellano,
né di Petito, né di Edoardo, né di chissà chi, né della Zezza addirittura, ma era un pulcinella ermafrodite, o ermafrodita se si dice così, perché portava o maschio e la femmina insieme. Ma pulcinella, ma pulcinella a te che la figura, non è, c'era bisogno di dice. L'aveva dipinto, capito? La maschera non la volle. Ma non è, chi se ne è un problema, Enzo, Enzuccio, non è un problema, pulcinella è sempre legata all'arte, ok? Poi alzo le mani, ma poi, una... ma pulcinella a materia miese pure Cicirinella, quindi è sempre stata questa figura sacra, ambigua, pulcinella, ha fatto tutti i ruoli, quindi non è chi suo problema, la faccia pittata, Nietzsche, poi, cioè quando si parla, non si può andare nel nichilismo di Nietzsche o parlare di pulcinella questa volta, di fare il progressismo, insomma, ma no, ma contraddizione Pulcinella da sempre lo è in Pulcinella, è dentro di noi sempre. Edoardo per un po' c'era riuscito, perché era un periodo a Napoli che ancora oggi, soprattutto gli italiani nati a Napoli, tenevano vergogna a carnevale vestì Pulcinella i creature, faceva fare Arlecchino, te ricordo. Poi arrivato Massimo Troisi con Capitan Fracassa, ha detto Edoardo, lascia perdere, Pulcinella sta sempre a campo. Ma sapere, è vero, io ci sta che un mese, poca cosa buona fatta dai magistris, ma che gli busta che sta in tribunale Pulcinella, non te la faccia pittata le Nietzsche, te la faccia Pulcinella, e la fotografia che si fa Chiglio, non ne parliamo proprio. Quindi, alla fine, cara Enzuccia, fate le sperimentazioni che volete, ma tanto sembra là tornato, sembra come dell'arte Pulcinella. Perché poi quando finiscono i sordi che arrivano dai Giacobini, tutti questi teatranti che fanno questi teatri che ti scartavetrano la Wallara, finiscono, sì. Perché la gente non so va a vedere. Io sono stato a Capodimonte l'altro giorno con questo teatro festival napoletano che vanno per forza, vanno, siccome è un fallimento totale questo modo di fare teatro, ed è finanziato, alla fine vai a Napoli, perché tu pensi di avere un contenitore che ti dà una mano, ma non puoi a Napoli a fare la cosa che non sa fare a nessuno. Domenica hanno fatto un programma a Rai 5 che praticamente parlava di questo teatro festival, e solita cosa, dove praticamente gli attori, cioè tu sai che il teatro che cos'è? È comunicazione, non devi spiegare, devi comunicare con il teatro. Cioè tu oggi tu fai per far capire la gente quello che tu stai a dire e stai a fare, che succede? Devi spiegare, devi comunicare la comunicazione, ma non è una cosa normale secondo me, no? Poi l'altra volta ho fatto vedere quel famoso programma di Edoardo e Zeffirelli di Pulcinella 73, ma è nata cosa, non ne bisogna spiegare niente, hanno soltanto raccontato. Quindi chi si trovano a fare un festival a Napoli dove non ci stanno i napoletani, dove sta gente fuori che la prima cosa che dice, no, che dice, no, ma sai, Napoli non sa neanche che è la lutata a Napoli, e perché poi gli altri sono due, veramente era stato pesante quel programma. Un Mariano Rigillo che viene a Napoli a decantare i maestri dell'Accademia e mi viene a dire a Rai 5, Mariano Rigillo, con una napoletano non si parla più, ma è il linguaggio di Gomorra, della Camorra, e vuole far passare, come hai detto tu prima, un napoletano con un dialetto. Non è così. Un napoletano, esatto, è lingua madre. È inutile che stiamo a discutere. Vuole sperimentare, insomma. Però quando tu fai Pulcinella tradizionale, venga a vedere e metti in prima fila. Forse se fai Nietzsche non ci venga, te lo dico proprio sinceramente. Perché i sacci come sai fare Pulcinella tu, ecco perché ti ha chiesto. Però e che è il problema? Te la festa, che è lo scandalo, caro Enzo? Che tu stai a fatica all'estero. Perché, tra l'altro, perché all'estero? Perché ancora oggi Napoli è l'unica città al mondo dove produce cultura, non l'assorbe, e quindi il prodotto italiano più venduto al mondo ancora è Napoli. E chi è il problema? Ma ti sembra normale che fanno teatro festival a Napoli? Solo un buon napoletano fanno gli sketch in divascio e basta. Non ci sono più compagnie teatrali, ormai si vanno a monologhi, perché chi sono attori incapaci, fanno l'accademia, che fanno? Dalla televisione, cosa, sono incapaci. Quindi non si fa più commedia, non si fa più una compagnia, fanno i monologhi del mistero. Ma potete fare teatro o no? O fate la prosa, i testi non si scrivono più. Poi arriva un Ferdinando fatto da Gea Martire, dopo la grande, immensa Isa Danieli, è andato in replica per 3 anni, 4 anni, perché la gente va a vedere, si diverte. Va a vedere Edoardo Tartaglia, che riempie sempre teatro. Quindi questa è la strada. Quindi quando tu mi hai detto, io sono andato all'estero, sto a faticare all'estero, e ho visto che ci sta il teatro festival, senza, io mi sono sentito male.
perché tu sì, puoi essere un degno erede di pure Beppe Barra, Mastelloni, Federico Salvato, hanno sempre per piacere, hanno sempre tornato a fare napoletano. Ma te lo fanno fare come a te e tanta gente, perché vanno andati a fatica fuori. Però purtroppo a Napoli, il teatro, la musica, se fa pure degli scandinati, non lo ammazzeranno mai. Quindi divertiti per fare Nicci, ma tanto sembra qua tornato, sembra sotto la mamma. O no, che si da. T'hai già fatto incazzare stasera? No, 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 ma io non mi arrabbio perché io sono molto democratico. Io già te l'ho detto al telefono. Cioè, io guarda, amo. Mi hai fatto capire che non sei d'accordo con me in maniera molto elegante. Poi vorrebbe chi te ne ragione. Sarà elegante o meno elegante? Io sono anche una persona molto, diciamo, come dire, vulcanica, irruenta. Forse non mi conosci sotto questo aspetto, però. Sì, napoletano. Sono napoletano, tengo un bietto fuoco, però ti posso dire una cosa. La cosa bella è il dialogo. Si gesta che il c'è una città, perché detto onestamente, il dialogo è la forma per antonomasia, evidentemente, su tutto, e mo l'arte mettiamo un attimo da parte, no? Nel vero senso del termine. Il dialogo è quello che ci fa conoscere l'altro. Ma poi il sentire, tu mi hai chiesto una cosa bella all'inizio, tu come ti senti sta cosa, tu che senti, tu che al sentire, emotivamente parlando, come tu ti stai esprimendo e stai contestando, questo è un altro mio punto di vista che amo qui dire e comunicare. Lo dici, lo fai, lo dici senza filtri, senza probabilmente... O dico pure io, dice pure tu, ognuno nel suo modo di essere. Ma se no, non stavamo qua esatto. Anzi, perché tanto esatto. Io non lo faccio per mestiere, tu adesso stai qui perché stiamo a fare una chiacchierata ed è bello per questo, che se aveva fatto per mestiere era una cosa monotona, identica, sempre certo, la stessa cosa. Certo. Però la cosa bella, Claudio, è che io sto ascoltando dalla tua viva voce, che già da vicino ne abbiamo avuto modo tante tante volte, però speriamo ancora di più, perché che tutte queste cose che stiamo dicendo, che tutte queste cose che stiamo facendo, che tutto quello che ci vogliamo del quale ci vogliamo riappropriare, perché noi sembra caturnam. Claudio, ti dico solo una cosa per concludere quello che tu hai detto espressamente bene a detta mia, quindi mo in maniera elegante o meno elegante, ti dico perché le penso. Io a Napoli, se non me ne so chiuso ancora e me ne potesse io e me ne potesse sempre e non tornasse più, io sapevo quando, come, perché io non lo faccio perché attingo da Napoli. Napoli è la grande madre che va bene i figli suoi. Ma tutto qua l'hanno capito. Allora, ho fatto Pino Daniele, io distingo Pino Daniele e Giuseppe Daniele. Giuseppe Daniele è quello che è andato via da Napoli, che è una cosa diversa da Pino Daniele. Grani Agnello, altri grandi artisti stanno a Napoli, perché da Napoli Carlo Faiello, lo stesso Carlo, amico Carlo, trovano a Napoli, prendono, perché l'ispirazione se vanno fuori non la trovano, quindi pure tu fai così, a parte il tuo andare via poi per fare cosa, alla fine sembra l'amma tornare. Chi è artista a Napoli, c'è gente che viene a Napoli per fare l'artista, per cercare di fare qualcosa, purtroppo è noi questo vabbè, comunque quello che ti voglio dire è questo, Enzo, che alla fine è il pubblico che comanda. Allora, se tu non finanzi certi tipi di teatri, a quel teatro non ci va nessuno. Però quando tu fai la zezza in quello scandinato di teatro sotto... È vero. I biglietti, 8 o 10 minuti, erano finiti. Quando si fa commedia dell'arte a Napoli, i biglietti finiscono subito. Quando io penso di andare a vedere una sceneggiata di Maria Nazionale e Nino D'Angelo al teatro Trianon a Napoli. E te prendi questa sceneggiata, Nino D'Angelo, Maria Nazionale. Ma è stata una cosa di una bellezza straordinaria. Pubblica è andata in replica 10.000 volte, capite? Come la cantata dei pastori. Cioè, e quindi questo è. L'anno scorso un certo regista di Milano che sta a Napoli, una certa contestazione, è giusto, è bello che fate teatro festival a tutti i re, fate, ci fa piacere, ma fateci accedere a tutti i copioni che stanno a San Pietro a Maiella, di tutti il 600, 700, 800 napoletano. Volemmo fare quello, fatecelo fa, fate quello, fateci fa pure questa, perché questa è dittatura, questa è tirannia. La libertà vuol dire fare tutto, non fare quello che tu vuoi imporre. Poi alla fine un napoletano fa quello che vuoi.
Gli italiani nati a Napoli vanno a avere queste forme teatrali d'avanguardia. I napoletani sanno avere un teatro quando lo trovano che piace a loro. Giusto, Enzo? Che stai? Comunque, Enzo, dimmi una cosa, ma prima che ci... ma adesso c'è anche... dimmi una cosa, Enzo, ma tu sei anche insegnante, insegni pure scuola danza balli popolari, o no? Ho visto che c'hai delle scuole, c'hai parecchi adepti, o mi sbaglio? Senti, io dico sempre una cosa, quando me lo chiedono, io sempre, sempre, sempre dico, io a me non piace definirmi insegnante, a me piace definirmi uno che trasferisce, quindi in realtà poi mi chiamano maestro, a me manco mi piace, quindi figurati se mi facesse chiamare insegnante o maestro, cioè nel senso vero del termine, quindi io mi reputo uno che trasferisce quello che ha conosciuto, assorbito e che sta ancora sviluppando. Ho molte persone che mi seguono. Ho delle persone che si allontanano e ritornano. Busto, non andavo da Tuzzulena, non andavo da Porta e dice Renzo, così, quello e quello. Ok, tornato a Benino, non ci sono problemi. Sai perché, Carlo, tra l'altro, a me piace trasferire in maniera molto naturale quello che... Mi chiama Claudio. Non so perché mi è uscito il nome, Carlo. Claudio. Sai perché io amo trasferire in maniera molto naturale, serena, tranquilla, verace, quella, la cosa che sento, quello che è il mio sentire, come ti dicevo prima, no? Nonché la conoscenza che uno acquisisce. Perché so che gli altri, come hai detto bene tu, e mi rifaccio a quella che hai detto tu, l'ultima espressione, l'ultima frase che hai fatto, hai detto che ognuno di noi può fare come può, cioè ognuno deve assorbire, metabolizzare, reinterpretare, fare tesoro e poi farne proprio uso e poi trasferire a modo suo, perché io ti faccio vedere una tammurriata che è così, è canonica, A, e, B, C, D, F, G e facciamo l'alfabeto e passa a destra e passa a sinistra, è cosa che io invece non amo fare. Io ti dico che parto proprio da un'altra concezione, nonché da un altro concetto, cioè Lorenzo, approccio, dico, non va accademico, Enzo, non esiste. No, Enzo, tu invece tu sai da dove parti, mo tu dica che tu manco tu lo sai. Tu parti dalla scuola artistica napoletana, che non è una delle scuole, è la scuola artistica napoletana che si applica sia nel teatro che nella musica, soprattutto nei conservatori. Poggia su due pilastri. Il primo pilastro è il dogma allo stato puro, la preparazione. Perché il talento tu mi insegni, se ce l'hai devi studiare, sennò altrimenti si svanisce come nella... Però l'altra colonna si basa sulla creatività e qui lì fai cultura. Cioè ci vogliono due colonne, il dogma, la dottrina rigorosa e la creatività. La creatività se si poggia sul dogma diventa una cosa unica, ecco perché Napoli nella sua entità genera cultura e non la assorbe e poi la rimanda in... Perché, e quindi tu fai tu anche questo, perché se tu che hai detto prima hai studiato questo, però poi tu trasferisci quello che hai studiato, quello che dai dentro lo trasformi e lo dai agli altri. Quindi tu sei napoletano vero nel tuo modo di essere e di trasmettere le cose. Quindi su questo noi, io lo so perché lo vedi, e tra l'altro sei un uomo di culto, oltre ad essere di cultura, me ne sono accorto quella sera notte a Morra, che all'inizio, quando è entrato di San Pugnara con la ballatrice amica tua, tutto quanto se ne ha sfotto, te lo guarda, e tu dici, ma giusto, te attieni, sì. Che chissà, è difficile suonare quella, ma è difficile pure fare saltarella, te lo guarda. Tu fui, insieme a Carlo Faiello, che pretese e volle a tutti i costi San Pugnara e ballatrici dell'altra terra di lavoro, capissi? E poi alla fine tutto quanto ti stai andando a ragione, dice, ma nonna che difficile fa questo, e durano tre quarti d'ora. Questo vuol dire che tu sei una persona aperta e sai perfettamente cosa vuol dire lavorare e cosa vuol dire la tradizione artistica di tutto il regno, che va da Malta fino a Teramo, e vuol dire che tu veramente sai quello che devi fare. Per questo noi ti ringraziamo, come tutte le ragazze, tutte amiche tue, no? E tu ti San Pugnara alla fine ti metti a abbracciare, c'è la vista, dice l'amica tua, falla fare l'orio saltarella, nessuno sapeva fare. Bellissimo. Senti, commento,
Claudio, bellissimo sì. momento quello là, bellissimo. Io non vedo l'ora, le Brennate vote così, perché poi, capito, oltre lo spettacolo che c'era, diciamoci la verità, perché era spettacolare, era bello proprio da vedere e da godere, ma al di là di questo c'era proprio il fatto culturale, un'essenza, capito, restituiva tutto questo, c'è una comunità. E chi do porto, chi do da belle, cioè, capito? No, perché poi a Napoli di solito ultimamente, negli ultimi anni, tutti quanti grandi artisti, lo stesso Di Simone, poi Eugenio Bennato, Carlo D'Anciò, andavano da Napoli in giù, sono tutti dimenticati che il regno stava pure sopra. E Carlo Faiello, devo dire che è stato bravo a volere, a pretendere, a conoscere tutto il nord del regno, quindi Alta Terra di Lavoro e Abruzzo, e a portarlo a Napoli. Se facevate tempo di Piticotta questo, forse tempo di Zampugnare, però veniva dal Molise, cioè pure dalla Puglia, una cosa importante sta. Sia intenso, ma per il tuo futuro che ci sta? Allora, per il mio futuro ci sarebbero tante aspettative, sempre, sempre ringraziando a Dio che rimango qua, e perché io poi tra l'altro io mi sto collegando in questa casa che si trova al centro storico di Napoli, allora stiamo proprio là dentro il tribunale. Allora, Ah, ecco. capito? Non sto a Secondigliano oggi, sto proprio a casa a Napoli. Allora, io che cosa mi aspetto dal futuro? Non mi faccio programmi e programmi e programmi chissà cosa, sicuramente di proporre delle cose, per quanto mi riguarda, delle cose che abbiano un senso e che io abbia, e questa è una mia, diciamo, certezza e una voglia di fare, che io abbia sempre la volontà di portare avanti dei progetti, dei discorsi, delle cose, come ti ho appena raccontato, delle cose che sento particolarmente, quindi di mai abbandonare, questo è il mio augurio personale che rivolgo a me, che ovviamente rivolgo a tutti quanti quelli che, come me, e forse meglio di me, fanno delle cose e si esprimono in ambito artistico. Fare, 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 mettersi in gioco. Quindi Comunque ogni Enzo, cosa che capita, ci abbracciamo. che lo te voglio dire, se hai voglia di fare Nietzsche, fa Nietzsche, non è un problema, basta che fai, perché tanto alla fine sembra, Ne può fregare di meno, di tanto alla sicuro. fine, giro e giro, sembra qua turno. Ma lo so, ma Se lo so. Enzo, te voglio dire una cosa, la parte finale di questo incontro terminerà con la seconda parte di quella novena fatta a Cellule, Ah, bene. Però prima di salutarci, qualcosa ci devi regalare. Pensa tu, se vuoi recitare, vuoi cantare, insomma, fa tu. In diretta qualcosa ci devi dare, Senti, allora, dai. A tu tua fa. mi hai detto. Tu, Claudio, mi hai detto che ritorneremo, cioè ritornerà quel video lì. E sulla stregua di questo, insomma, proprio per terminare, io te la Dalla seconda voglio. parte, qua. Da seconda parte, ok. Io me lo ricordo bene quel momento, quella serata, come tante, tante, tante altre cose. Mi Sì, ricordo, ma quella volta. che poi Enzuccio c'è pure un altro momento importante. E mi ricordo quando ero tornato bambino, che praticamente all'uscita si è tornato a marcia indietro, quando noi stavamo a fare il catechismo alla comunione, si diceva sempre: non si esce mai di spalla all'altare, ma sempre marcia indietro ai lati, e siete usciti come si faceva una volta, quindi in maniera tradizionale, non di spalla all'altare, ma tornando indietro piano piano. Quello è un altro momento molto particolare che purtroppo Una sottalina. siamo arrivati pure a pigliare ormai la scusa di prendere la comunione in mano, l'ostia in mano. Poi questa è un'altra cosa, poi sarà il tema di un'altra puntata, perché quella è un'altra cosa che io sinceramente non accetto, perché le mani mie sono indegne di prendere l'ostia consacrata in mano. Comunque vediamo un po' come andrà a finire. Comunque, Questo è prima, vero. quindi Enzo, regalaci un altro momento particolare, Allora, guarda, ti accenno sempre questa nonna nonne Sant'Anna, che era quella che mia nonna cantava, ok? Me la cantava senza tamburo, senza castagnello, senza niente, a voce stessa, e mi cunnuliava, mi bucava proprio questa così, anzi faceva proprio questa così, a bucà, e ci addormeva, mi ha addormentato a me, ha addormentato a tutti i figli e nipote, insomma, e mia nonna l'ha ricevuta da sua mamma, a mamma era mamma, quindi immagina tu. Per inciso, la mia bisnonna, a mamma non, era figlia Maron, è stata pigliata Annunziata a Napoli, è stata praticamente adottata da un'altra donna che non era mamma sua. Ti ho detto tutto. Quindi, Eccoli qua. ti canto questa qua.
E quando sta andando a dormeva Maria, quando la canzone belga la riceva, e la riceva a dorme da figlio. Asi la mam adalusa arvadoro. Continuerebbe. Enzo, vabbò, mo. E che mo famo? Ma hai parlato a parlare, ma alla fine mi si è zittita, vedi l'arte, la cultura che con l'arte, fare l'arte nostra, mi si è zittita, ormai fa Nietzsche, fa Marx, fa quello che ti pare, Hegel. Ma mi hai squagliato questo fatto, quindi che t'aggerisci, non ti pazzerisci proprio niente. Alla fine, vedi, l'arte è un dono, tu ce l'hai questo dono e non si fanno chiacchiere, due parole mi si è zittite, quindi le mie polemiche alla fine sono svanite nel nulla. Però, accolgo le tue polemiche perché sono costruttive, a prima non lo so se sono costruttive, Enzo, però... Questo sono gli altri a giudicarlo, però io amo così tanto la mia terra, il mio regno, la mia civiltà, la mia cultura, che fino a quando avrò l'ultimo giorno di vita cercherò in tutti i modi di difenderla. Spero non fa la fine Don Chisciotte, però non fa niente, qual è il problema? Almeno ci ho provato. Enzo, io veramente ti ringrazio, perché come sempre con i nostri incontri non è stata la normale chiacchierata con te, poi si sapeva che andava a finire così. Spero che tu sia stato bene con noi. Io mi sono divertito, perché lo sai, se non ci divertiamo è meglio che queste cose non le facciamo. Spero che sia stato bene anche tu con noi e spero di poterti al limite in inverno, in autunno, incontrarci ancora per una chiacchierata. E facci sapere, tu sei stato bene questa sera? Assolutamente sì, sono stato benissimo. Mi ha fatto piacere ascoltarti, ascoltare le tue, tra virgolette, dici tu, polemiche, ma in realtà sono dei dialoghi e tutto è costruttivo, e sono dei confronti, volevo dire sono dei confronti, e ben vengano, ben vengano. Quindi, insomma, avremo modo ancora di più. E ti ringrazio per questo spazio, perché mo una cosa, sai che amma fa? L'amma fa proprio tutto quanto, ci cioè, amma uni tutto quanto, amma i tasti fatti social e cose, a Malua mezzo e ci amma contro una tavola, ci amma contro, ci amma unire tutto insieme e ci amma contare, cantare, suonare, ci amma divertire, ci amma... Domenica scorsa, grazie a Maria Grazia, goppa a capo di mondo, abbiamo fatto la prima rimpatriata. Però sai che te posso dire, Cenzo, tu lo sai che noi facciamo storia, convegni storici ne facciamo tanti. Quando noi, anche quando riprenderemo in presenza, usiamo una bella parola che si usa, bella parola importante, in presenza, essa bella, quella che ti riempie la bocca, continueremo a fare queste cose, perché fra tanti disastri che ci ha lasciato questo Covid, qualcosa di buono ci ha lasciato, lo streaming fatto con gli amici che tutti possono vedere, certo, chiacchierare, quindi certo, anche quando torneremo in presenza questo non lo abbandoneremo, perché ci sta piacendo, ci diverte. Quando Cacrune ci fa capire che non muovere più, Giosen di più, studiamo la lampadina, studiamo la luce, non importa niente, perché tanto già mi ha faticato. Enzo, grazie. Esatto. Buonasera. Ciao, grazie. Grazie a te, grazie a voi. Ciao, bello, ciao. Quello frutto che ha il tasto, da tutto un sulastro e dal grasso. Fancia grazie, Maronna mia, state da buono, Maronna mia. Buonasera, buongiorno e tutti i giorni a sta bella Maronna mia. Aiutateci, Maronna, e si mutita, che lì disgrazia nostra non ci sapete. E regina che non c'è la strada, insieme a rangere di là. Salite in cielo, buccando e suona, con la figlia sta ancora. O regina, madre dei, non me ne l'opera.
m'han pugnat in de braccio.